tutti, sono Donato De Jesus, sono laureato in sicurezza e sistemi informatici all'Università degli Studi di Milano e dal progetto di tesi, allora tesi di laurea, ne è diventata una società, ne è diventata un'azienda e con i miei professori che mi hanno seguito in questa avventura, ora i miei soci vogliamo continuare a fare e a credere nel progetto che abbiamo creato. Fino ad ora attraverso gli Open Data abbiamo raccolto tutti quelli che sono i dati della politica dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, dall'Europarlamento e inseriti all'interno di uno stesso contenitore ne abbiamo creato un sito web per ognuno di loro. Attualmente abbiamo oltre 130.000 siti politici indicizzati all'interno della stessa piattaforma e molti di loro hanno rivendicato il loro sito web e stanno utilizzando quello che è il nostro portale per la loro comunicazione politica. Non solo, ci sono tantissime menzioni che ci arrivano da giornali quali Wired, Startup Italia, Il Sole 24 Ore Nova, ma anche Oxford University e molti studenti che hanno preso come modello di business il nostro progetto e ne hanno fatto un caso di studio. Qui a Talent Garden abbiamo portato a un evento internazionale, il Futureland, una nostra app in Politics AR che ha dato vita a quello che era il manifesto elettorale, quindi non più carta attaccata ai tabelloni elettorali, bensì un nuovo modo di comunicare. Un successo da oltre 10.000 visualizzazioni solo nel primo mese di fruizione di questa app. Non è per noi ovviamente un motivo di vanto, anzi vorremmo fare ancora di più. Abbiamo studiato negli anni quella che è la ricerca di algoritmi innovativi, machine learning, intelligenza artificiale e la vorremmo applicare a quello che è il modello della comunicazione politica. Quindi cercare in qualche modo di dare supporto ai politici dando una sintesi, un panel di quella che è la loro comunicazione ma anche facilità di fruizione da parte del cittadino con una comunicazione più chiara, più veloce. Ovviamente per fare questo chiediamo il vostro sostegno e tramite una piattaforma OpenStart diamo il 20% della nostra azienda in quote da 250 euro ciascuna. Quindi anche voi per sostenerci potete diventare a tutti gli effetti i nostri soci e sostenere quello che è il nostro progetto da tesi di laurea ad azienda. In Politics nasce e vuole crescere per questo insieme.